Buonasera, dove siamo? Avellino. Di nuovo. No, Avellino sì, ma qui questo è posto. Sì. Questo è questo sì. Centro che sta in costruzione sì. Da un bel po', questi fondi sono stati bloccati più volte. È la solita storia, per i bambini autistici. Sì. Però questo è un centro, sì, e questo sì. È un centro di eccellenza, perché è l'unico in Italia che è stato costruito con le linee guida del Ministero della Salute, e quindi è l'unico che può prendere in carico i bambini dai 2 anni, quindi appena si manifesta malattia, fino a che non sono grandi, e loro stanno facendo anche un'ala residenziale, perché la preoccupazione di questi genitori è che cosa dove accadrà stanno? Dopo, certo, che loro certo, non ci sono certo, più. Certo. E purtroppo ci sono delle storie che non ci piacciono, perché questi bambini adesso non possono frequentare questo centro perché non hanno finito di costruirlo. I fondi sono stati sbloccati da poco, ma finché non li vediamo non ci crediamo, perché la regione Campania è terribile questa cosa, tutto quello che arriva a Napoli si ferma lì. E la cosa più brutta che c'è... C'è anche il consigliere regionale in Campania, dobbiamo metterci. È la solita storia italiana, di ormai Striscia la notizia, le Iene, ormai... Ne abbiamo visti tutti i giorni, tutte le sere. La cosa gravissima, Beppe, è questa, che adesso questi bambini sono costretti ad andare in centro a Cicciano e le famiglie devono sborsare 350 euro per portarli lì. Molte famiglie non hanno questa disponibilità. Se questo centro si aprisse potrebbero portare qui i loro figli. Certo. E inoltre il direttore dell'ASL, il dottor Florio, è venuto